tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Come state? Ieri mi ero scordato di mettere la sigla, però l'avevo messo lo stesso, lo avevo detto alla fine del video. Oggi vedremo i miei vecchi video, perché volevo fare un video in cui vedremo i miei vecchi video, perché i miei vecchi video sono di un anno fa. Quindi vediamo se sono cambiato oppure no. Iniziamo da presentazione canale YouTube. Video. Lo so, mi vedete in un altro canale, però purtroppo me l'hanno chiuso. E qua già, tutto normale. 7 giugno 2023. Questo è il mio canale YouTube. E pubblica... Scusate se si vede un po' laggoso, però la connessione lì in alto non è molto buona. Però letteralmente quasi le stesse cose dell'altro. Però ragazzi, iscrivetevi, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando sempre la campanellina e mi raccomando, brasiliano italiano, dalla voce che sicuramente mi riconosci perché la saprai già da 50 mesi. Vabbè, che ora non lo trovo più, non si sa perché. Se sei tornato con un altro canale, scrivilo in questo video che stai appena vedendo. Sa, lo saprai e così mi puoi riconoscere e iscriverti di nuovo. Così in questo canale pubblicherò sempre video di Minecraft. Ma perché mi trovo in un negozio per vestiti per bambini, tra l'altro? Non so perché stavo toccando le cose. Video di GTA, video di cose e no video horror, capito? Come lo stesso canale dell'altra volta. E non li pubblico. Ma alla fine neanche... Ma alla fine veramente non li ho fatti canali horror, non ci credete a questa... Cioè, credeteci a questa cosa. Questa è l'unica cosa normale che ci sta nei video di un anno fa. Però perché... un'altra volta mi hanno chiuso un canale perché avevo caricato le cose horror. No, non dirlo mille volte, abbiamo capito, dovuto. Se sentite le voci, sono negozi, eccetera, eccetera. Va bene ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, ciao! Sì, ciao. Cos'è ciao? Come passare gli indovinelli di Brain Out. Ma tanto si può scoprire già dal gioco, cioè ci sono gli indizi sul gioco, non c'è bisogno di fare il video per sapere come... A tutti ragazzi, sigla! Questa musica, ma non lo so perché c'è una sigla è diversa. Vabbè. In questo video vi farò vedere Brain Out, un gioco... Ma quanti giochi avevo? Perché c'avevo tutti... Ma quanti giochi avevo? Perché c'avevo tutti i giochi di lingue? Vai, continuiamo un attimo. E perché io lo voglio scaricare, punto e basta. Punto e basta, vabbè, punto e basta, un po' esagerato. Vabbè. Poi non lo vedrò tutto il video perché mi stanca vedere 9 minuti e 17 di video di indovinelli. Ma infatti neanche lo vedrò perché mi dà fastidio. Cioè, non è... Mi dà anche fastidio vederlo. Aspetta, non va... Pronostico Italia-Parma, vediamo questo. Se prende, ovviamente. E qua non prende nulla. Dai. Pronostico Italia-Parma. Ho l'inizio parte Chiellini che tira un giro perfetto. Arbitro. Ha detto, aspetta, per sbaglio ho messo in pausa un attimino, ve lo faccio risentire. Chiellini che tira un giro perfetto, ma l'arbitro è... Ma dove lo vedi che ha tirato il giro? Le Chiellini perché era un fallo. Ah, penso proprio la porta che ha fatto il gol dopo che ha fatto il fallo, giustamente. Poi arriva Bernardeschi che tiri, ma spedisce il pallone fuori come un ri. O poi arriva... Come un incoglionito, volevo scrivere. Riva cercati prova a fare un gol, ma lo pare a Novara facendo... Alla fine solo dopo l'ho scoperto che il suo video dopo l'ha veramente parata. E qua avevo fatto... Lo spedire il pallone dall'altra parte del mondo, poi per la Nuova Zelanda per Busto Arsizio. E poi lo riesce a riprendere, poi Giorgino tira un rigore perfetto tutto. E finito il Parma si arrende. E così vince a tavolino l'Italia 1-0, che vince una sedia di silicone. Vabbè, pronostico Italia-Milan, ma potevi fare un pronostico Italia-Twitch? Pronostico Italia-Milan all'inizio, arriva Ibrahimovic che fa... Ibrahimovic? Rovesciatona e segna 36 gol, poi arriva Chiellini e tira un rigore perfetto, poi arriva Messi a se tira Madonnarumma para, poi arriva Insigne e segna tutti gli abitanti della Lazio. Tutto sembra finito, ma... Almeno qualcosa di diventa testa.
Stefano Pioli usa una carta in realtà dovrebbe essere per l'Italia, tutto sembra finito, però vabbè, perché tipo Milan, non so perché lo sa. E così vince il Milan a tavolino, che vince lo scudetto di... Lo scudetto di Serie C, sarà. Serie C. Appunto, ve l'ha detto dopo. O pallone, parodia, quelle covina, e fida 3 esso. Dove c'è sta GTA 3? Non potevi fare GTA 5? Infatti perché non so come si registra ogni video sulla Play. Se me lo sapete dire, scrivetelo nei commenti. Ah, se volete sapere che è Play, Play 5, se no dice la Play 4. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi... No, in un video di scuola, sul libro di scuola, se ho scritto il tutorial su come fare queste cose tris. Vabbè. Che musica. Ma perché c'è sempre la musica nei miei video? Mo li salto le sigle, mo divento copyright anche sto video. Sto giochino, va bene. Si chiama sfida a tris. Perché si gira? E oggi vi spiegherò come farlo e come giocare. Ma si sa come si gioca a tris. Ovviamente non lo farò perché l'ho già fatto, perché ci sono cose molto pericolose, dovete fare aiutare da un adulto. Vabbè, proprio come il manuale di istruzioni che te lo danno da un adulto. E questo è già un dettaglio. Dovete praticamente prendere un foglio di cartone, tipo come questo del latte di Pinamonti. Vabbè, non c'era bisogno di farlo vedere. Dicevi un cartone, punto e basta. Dovete ritagliarlo in 12 centimetri. Dovete dividerlo in 9 quadratini tutti uguali. Meno male tutti uguali, se no facciamo un triangolo e un rettangolo. Cioè, un quadrato e un rettangolo. Poi dovete tagliare due pezzi di sughero, come tipo... Di sughero? Tappi di sughero, non sughero. Questo. Si chiamano tappi di sughero, non si chiama sughero. Sughero è una cosa, tappo di sughero è un'altra cosa. Perché il sughero è il materiale, il tappo di sughero è... Il materiale creato. Qua, questo qua. Questo vabbè. Qua, questo qua è una... Potete fare cerchio X o potete fare altri... Figuri. In 10 pezzi intendo 5 di una marca e 5 di un'altra. Potevi dire 5 cerchi e 5 X. Così avrete il risultato desiderato. Dovranno essere... Che termini che dicevo? Dei termini più perfetti di quando li dico. Così. E poi alla fine potete decorarla come volete, che io l'ho colorata tutta al centro. Se vi è stato chiaro, adesso vi spiego come gioco. Ovviamente da sola perché non c'è il suo. Allora, se il tuo amico... Mettiamolo qua. Lo metto qua. Che voce era quella? Vabbè. Che in realtà, tra l'altro, questo qua l'avevo caricato nel vecchio canale, però visto che ci avevo ancora il video deciso, mettiamolo di nuovo. Infatti 13 giugno, è stato fatto a maggio. Io la metto qua. Io la metto qua. Ma che voce? Ma che cavolo? Ma che voce è? Quindi vuol dire che il tuo amico non sa giocare a tris. Già fai. Allora la metto qua. E io te la metto qua. Io te la metto qua. Anzi, non solo lui, anche io ero abbastanza stupido. Io te lo metto qua. E vabbè. A vedere, va bene nessuno. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel... Armi GTA 3. Potevi fare GTA 5, come ho detto prima. Però, tanto si vede la cosa dei cheat là dentro. Pistoli. Micro SMG. Anzi, se questo video lo vedrete con una qualità proprio degli anni 80, perché non mi prende molto bene internet. L'ho detto già prima, ve lo ridico. Se ve lo siete scordati, ovviamente. Sniper rifle. RPG. Vabbè. Si chiama lanciarazzi in realtà, però vabbè, al mio paese, cioè. Vabbè, RPG perché lo volevo mettere più corto. Molotov cocktail, potevo scrivere solo Molotov, però vabbè. Volevo scriverlo tutto, anche ora l'avrei fatto Molotov cocktail. Grenade! Poi bug GTA 3. Come bug? Ma su GTA 3 stanno milioni di bug, non è solo questo il bug. Quale bug poi? Aspetta, io me lo ricordo benissimo che poi prima di fare sto video li ho visti tutti lì. Infatti la qualità sempre agli 80.
Oh, ma non ce n'è un video che viene con la qualità migliore 4K, no, deve venire sempre con la qualità brutta. Ma poi che bug che sta sui talloni. Ho capito, beh, un po' sì. Perché alla fine dovrebbe cadere nella vita reale, però sui GTA vecchi non è così, ma neanche su GTA 5 mi sa che. Ho risolto il cubo di Rubik in un secondo. Allora, questo non Un me lo attimo, ricordo sì. come sono riuscito a fare, infatti è vero, uno secondo. 1 luglio 2023, vediamo com'è. Sigla. Vabbè, la sigla qua mi toglie il copyright, dai, ti prego, togli sta copia la musica Il qua. cubo, però se mi dici di mischiarlo, però non lo so se capiterà come prima, ma Vabbè. lo risolverà. No, non era capitato come prima. Cioè, se spostate almeno uno, due, tre o quattro. Sì, alla fine il video era tutto che parlavo e facevo tutto il cubo di Rubik. Il Guardate. cubo di Rubik in un secondo l'ho risolto grazie a questa app qui che vi dirò le recensioni e soprattutto Ma che c'era? La bomba nucleare in casa? Cosa stava accadendo? come è fatta, da dove scaricarla, diciamo. Ora Dal andiamo. Play Store. Si chiama, non mi ricordo manco come si chiama, ma si chiama tipo, si chiama Vabbè. Cosa sta Magic accadendo? Cube Variants. E vediamo le recensioni di Magic Cube Variant. Variants. No, no, non serve a niente. Magic Ma dove lo Cube stanno Variants. registrando sto video? Che ci sono tantissimi rumori. Ah, E Variants, no, anche VS. ora ne stanno. Variants. Allora, il creatore di Gravity, va bene, non ha dato nessuna recensione a questa app, poi la do. Non vi preoccupate, va E bene. perché non la dai? Così vediamo se l'avevo data. Poi controlliamo se l'ha data veramente. Ci sono nessuna recensione. Come si chiama? Non ci sono nessuna recensione. Vabbè, scrivo una recensione per questa app. No. Praticamente quasi nessuno usa questa app perché non c'è ovviamente quasi nessuno. Beh, vabbè, perché nessuno praticamente. Tre costruzioni che ti. Aspetta che si gira il telefono. Tre costruzioni che faranno rendere il tuo mondo di Minecraft. Cos'è che sta scritto? Tre costruzioni che faranno rendere il mondo di Minecraft stupendo. Cosa sta scritto? Ah, azzeccato la parola. Cioè, tutti sì, no? No, copyright no. Basta. Basta musica. Voi le dovete fare così. Sì, vabbè. Voi le dovete fare così. Hai pure sbagliato tu, ma dai! Ho 12 minuti. Vai. 2 minuti, due. Come ho fatto in 2 minuti a fare tutte queste costruzioni? Vabbè. Secret TG2. 11.725 punts Sneaky. Voi vedete che mi chiamo D'Alexandre. No, no, no. Il copyright mi. Perché dura così poco? Sneaky ho 10.000 punti in più. 10 FPS. Mi chiamo Metume. Perché noi cambiamo tutti i nomi. Da D'Alexandre siamo passati a Metume. Va bene. Metto i nomi degli YouTubers su Minecraft. Speciale 100 iscritti. Tra l'altro 11 mesi fa, 21. Vabbè, diciamo che è quasi un anno, perché è sempre luglio. Però vediamo anche quelli di agosto e settembre. Basta poi, perché. Cicotobie, qua facevo vedere tutti. Strecatto. Aspetta, 51 mondi. Va bene. Vabbè, c'era Lion VGF, ma io non penso che siano i veri. A parte che è impossibile avere un account di Minecraft impossibile avere un account di Minecraft con lo spazio. Cioè, è impossibile. Ma poi come ha fatto a darmelo se c'è il coso? Cioè, se c'è lo spazio. Oppure l'hanno tolta questa cosa dello spazio? Non lo so. Se lo scrivete nei commenti. Se lo sapete. Animazione Titanic che affonda 1911-1912. Per leggere il titolo, tutto il video è già passato. 6 secondi, tu. Va bene, animazione pistola che spara. Letteralmente. Oh, però non è venuto molto bene. Allora, il mio Stumble Guys skin, Mister Fabio. 28 luglio 2023. Vai, Farmer, Mess, Sam, sì, ma tutto schifo. Galaxy Brain Meme, questo è copyright se tengo il volume alto, quindi è meglio tenerlo basso. Anzi, proprio zera. Sei con me? YouTube Music? Ma what? Andiamo a vedere YouTube Music.
Allora vorrei fare un altro video su YouTube Music. Intanto, chissà quanti video stanno. Cioè, saranno due o tre. In realtà l'ho già visto. Stanno sei. Allora. Da, di, da, ma ancora Marshmello sta. Ma quella canzone sarà di quando avevo 2 anni. Non volo una mosca qui. Infatti, perché io non sono un cantante, perché mi avete messo su YouTube Music? Vabbè, ma perché ci sono le sigle di Rita Nasone? Che cavolo! Ma queste non erano canzoni, queste erano per Rita. Sono le sigle per il coso, là, per la sigla iniziale e l'outro. Di Gabriele Versano. Non c'è nessun feat. Il feat di Laszlo, ma poi chi è Laszlo? Vabbè. Era finto, l'avevo scritto per farla apposta. Poi c'è il Galaxy Brain meme che non so cosa c'entra. Canzoni preferite? Vediamo la play. Ma si poteva vedere anche su YouTube, però ormai che mi trovo qua la vedo da qua. Ma Kinima Sound, litigo sui miei amici. Ma perché ci sono i video di Nayon nelle canzoni? Ma cosa sta succedendo? Soldi, Mahmood. Ma tutti Mahmood sono. Questa è Gioiere Ultimo, l'unica canzone normale che ci sta in questo canale. Bene, ritorniamo qua e vediamo se ci sono altri video. Anzi, andate a vedere questo video che è molto bello. Visitiamo il mio vecchio canale dei trucchi magici cringe. Andatelo a vedere che è molto bello. L'ho fatto ieri. Copyright, aspetta, io voglio vedere tipo questi. Il Gorimont, cos'è qua? Braccialetto del Milan, sponsorizzazione a 1 euro. Ma se non sapevo neanche come si vendevano le cose, cosa sponsorizzazione a 1 euro? Aspetta, qua siamo il volume che non c'è la sigla, penso. Penso, no, c'è la sigla. No, dai, ma perché metti la sigla? Questo braccialetto, Cioè, oltre a perché io questo schivo, qua, perché io non verde, schivo la c'è sigla? pure questo qua, che si Cos'è? infila, che si può infilare anche così. Vabbè. Dovete fare così. È inutile che ci insegni il tutorial, tanto solo tu ce l'hai. Cioè io. Aspettate un attimo. Addirittura, aspettate un attimino. Va bene. Note scolastiche divertenti live senza musica perché c'è copyright. Back to school si va a scuola. 12 settembre 2020. Togli la cosa qua. Vedere le cose che porterò a scuola. 17 settembre 2023. L'ho fatto praticamente quanto? 1, 2, 3, 5 Qua giorni ci abbiamo dopo le cose praticamente. normali, gomma, matita, utilizzata molto, devo dire. Sto temmerino, ho pure perso il coso per Ah, temmerare. quindi Aspettate. praticamente 5 giorni dopo l'avevo già perso. Lo faccio uscire, vedete? Non c'è il coso per temperare, quindi è praticamente inutilizzabile. Poi Quindi. dovrò censurare il castagno cognome sopra la penna che non avevo manco censurato, quindi ora la censurerò. Quindi notiamo qua, squadra Etregel è questo. Poi abbiamo i colori della Giotto Poi l'ho cambiato in tinta unita. Perché infatti nel corso dell'anno scolastico ho cambiato 1000 astucci. Cioè, sono rimasti sempre quelli. Penso che io avevo tolto quello quadrato e mi ero tenuto principale quello ovale e basta. E cioè, per te? Guardate ragazzi, questi sono i colori della Giotto laccato Non che erano manco buoni, quindi non li comprate. stavano già tutti questi colori del portacolori. E abbiamo anche dell'Agiotto, scusate se tengo il telefono così, ma devo aprirlo. E qua abbiamo i colori Non lo potevi aprire prima di fare il video, piuttosto di fare sto casino? a spirito. Dopo questi abbiamo il Vediamo. portacolori ovale, ne Ovale, abbiamo proprio tre. ovale. Sì, ovale. Sempre. Non ci, lì si potevano attaccare anche gli sticker di un'ape e di un creeper, non so. Per spoiler, io ne ho tre di portacolori. Eppure la mia. Erano quattro perché dentro il rollo stava un altro astuccio. Anzi, no, non dovevo spoilerare che c'era dopo. Vabbè, fa niente! Vabbè, la sigla l'ho detta, quindi sigla. Comunque la metterò prima, comunque prima Ma ne. io sempre scordo la sigla, non era solo quella cosa che l'ho scordata. Video. Qua abbiamo qua. Ok, stavo dicendo se sto fatta la registrazione perché ho la memoria piena. Ok, stavo dicendo abbiamo quattro evidenziatori. E meno male che ho il telefono da 256 giga. Giallo, arancione, rosa. Aspetta che non prende. Figli a caso. Qua Sì. abbiamo colori Non che. erano figli a caso, perché ne aveva. Perché stavano sulla matita che ci ha detto la maestra il primo giorno. Sono qua. Voilà. Continuiamo. Sì, qua.
abbiamo... questi sono quelli utili, questi sono quelli inutili. Vabbè. Alla fine li avevo messi di nuovo in quello grande, cioè in quello quadrato, vediamo. Guardate, qua dentro abbiamo altri 12 colori. E vabbè, aspetta. Ma li ho spostati nel rollo, ma poi che mi dico? Perché ne portare sul rollo da 24 colori, anzi 36, no 24, quando alla fine ce l'ho in quello quadrato? Alla fine ecco perché me lo sono tolto quello quadrato. Guardate qua. Proprio per quello allora, poi dopo tolto, questo eh? Abbiamo gli ultimi due portacolori, perché ma voi mi stareste chiedendo, ma in realtà sono uno. In realtà ma quanto sto guardando? Uno, Gabri, perché è un cioè è rollo, cioè questo qua, cioè è impossibile che siano due. No, 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 ragazzi, vi sbagliate, perché questo qua, sto rollo, contiene perfettamente... Ma non urlare! Tutte e due portacolori. Mi sentono anche i vicini che stanno giù. In uno. Praticamente qua abbiamo 24 colori della tinta unita. In realtà nei commenti sicuramente hanno solo disattivati, se no scrivevano. Ma scusa, ma perché ti sei portato due pacchi da colori? Cioè non due pacchi, due astucci contenenti colori. Da 6 però l'altra metà ce l'ho qua. E qua dentro invece abbiamo le penne colorate più un evidenziatore che praticamente è il più brutto di tutti, però... Non è molto brutto, dai. Vabbè. Mi è piaciuto. È più brutto di tutti, se evidenziatore. Perché non ho... Aspetta. Amaze, che è Amaze? Eh sì, era un gioco. Poi avevo scritto il punto esclamativo. Oh! Madonna, botto, fatta! Vai, Amaze! No, non ho il copyright! No, dai, ma perché mi mette sempre queste sigle? Non è che posso sempre scriverle per queste sigle. Gioco a Stumble Guys con voi. Qua mi sa che non c'è la sigla. Vediamo, ma mi sa che c'è la sigla. No, mi sa che non c'è. Perché non ho fatto più video? Vediamo perché non ho fatto più video. Vediamolo perché non ho fatto più video. Ah, tra l'altro sempre da X-Record. Ma no, 21 minuti. Vediamo. No, no, dai la sigla, dai. Dai, ha rotto sta sigla. Non dirlo più, sigla. GTA... Scusa, ma che c'entra GTA 3 in tutto questo? Sono ammanicato. Perché prima di tutto... No, 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 copyright. Scusa, ma come fa ad essere copyright questo video? Che... Come fa a non essere copyright questo video? Cioè, c'è la musica all'inizio. Voglio sapere perché. Come si chiama là? Non mi ricordo. Ogni commento con più like elimina una nazione, paese. Una nazione, paese, vabbè. Ve lo spiego io in breve, perché non c'era più tempo. Comunque sono le sigle, telefoni, Deuronics. Mi mostro tutte le caramelle. Vabbè, questo 8 mesi fa, diciamo che è proprio vicino, dai. Allora, a parte che sono le 9 di quasi di sera, quindi 23 minuti. Non lo so, parkour facilissimo. Oreo meme. Questo è copyright quindi non lo vediamo. Le mie cose per Natale. L'unico video, l'ultimo video. E poi l'ultimo video che vediamo è finito questo video, mi dispiace. E poi è una live durata 23 minuti stiamo già. E non prendi il telefono. Madonna. No, no, qua c'era la musica, era copyright. No, togli. Oh, ho fatto in fretta a togliere la musica, eh. E qua c'era la... Cos'è sto trino che gira? Ma che cos'è? 26 novembre. Ma già che quello si rompeva sempre, in più lo tocchi pure. Non toccarmi. Sono belle, no? Ma proprio sono belle, eh? Proprio da morire sono belle. Un coso che gira, vabbè, gli alberi caduti li dobbiamo proprio risparmiare. Vediamo. Ma poi come fa a non essere copyright questo video, che la musica di Natale è presa da un video di 12 anni fa, perché a me 13 anni fa. Due sedie, a me non prende. Bella questa anima. Belle le sedie, non prende la ruota panoramica, che perché la facevi girare, che c'era tutto rotto là, che mi è dispiaciuto pure smontarlo, che ci avevamo messo praticamente una settimana per montare tutto, sia l'albero e sia le cose, il presepe. Vai via, non me ne fotte niente di vedere il cammino. Allora vediamo, qui c'è un mulino, i tizi che lavorano.
Vabbè, diciamo che era tutta la storia della nascita di Gesù, che c'erano tutti i pastorelli, le pecorelle, diciamo. Cioè, diciamo. Un forno perché era spento? Ah no, ma si è acceso il forno. Hanno messo a cuocere la pizza. Ma perché metti il telefono dentro il forno? Quasi prima lo stai mettendo. Mulino, pozzo, pecorelle. Hanno tutto, stavo toccando. Non tocco. È un toccone. Scusate se c'è il cane, ma quello dà fastidio tutto il giorno. Vabbè, vediamo. PS, non è mio, del mio vicino comunque. Vai, vabbè, non sto prendendo più niente. E vabbè, quando tuo figlio è stato bocciato, quando tuo figlio è andato, quando deve andare dal dottore, l'unica cosa che voglio vedere è le live. Cioè, non è che lo devo vedere, però voglio leggere al massimo i titoli, dipende. Scusate se sto video è pieno di cose che non prendono, però... però non... la connessione qui non prende bene. La mia prima live giochiamo... cos'è? La mia prima giochiamo su Akineto, ma poi perché si vede un altro gioco? Reagisco ai vostri canali, mi cerco su Akinator, Minecraft Vanilla Live. 5 minuti. Praticamente sta live è più piccola dei miei video, cioè tutte le live, tutte insieme. Cioè non proprio tutte insieme, però tutte le live sono più piccole di questo video che dura 26 minuti. Vabbè, registro i vostri canali, c'era Rita Nasoni, Ayub, Etix, Max e basta. Cerco su Akinator, va bene. L'ho fatto anche in un video tempo fa. Minecraft Vanilla Live. Io non so cos'è Minecraft Vanilla Live. 27 gennaio 2024. Vabbè, dai. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Benvenuti, oggi faremo una live su Minecraft. Che live proprio, 5 minuti è durata. Cos'è la live? Voglio vedere allora, che diciamo. Continuando Evil Edits. La live. Lo saluto anche da questo video Evil Edits. Qua dentro e tutte le mie casse abbiamo 4 tritoni, che in realtà in creativa ne ho preso. Tritoni, si chiamano TNT, vabbè tritoni. Mi cerco su Akinator, già che sta prendendo è già un passo avanti che prende su te. Ok, ciao a tutti ragazzi. Cos'è sta intro? Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in Ma che intro era quella? Ma che intro era quella? Ma cos'è? Allora, l'avevo fatta prima una specie di live che volevo giocare a Brawl Stars. Però problema è che non sono potuto giocare per il wifi. Sì, perché il mio wifi non funziona, sto in una parte in cui il wifi non prende, quindi come avete letto dal titolo della live, avrei pensato... Si vede, veranda chiude. ...di giocare a... cioè, a cercarmi su Akinator, se ce l'ho ovviamente l'app. Ah no, non ce l'ho l'applicazione. Ma quindi se non c'è Akinator il video l'hai fatto prima o dopo? Però non lo so. Dopo la andiamo a vedere se la cerchiamo. Va bene, quindi la installiamo. Tanto una live può durare 1, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore. Lì è durata 14 minuti. Può durare tantissimo. E poi, ma quando è il video? Qua 4 minuti sicuramente sarà già installata. Puoi vedere? Vuoi vedere la fregatura che sarà già installata a 4 minuti? Di tutto. Micra donna. Vedi? Pugliese. Voglio vedere che cosa mescono, che uscivano domande. No. Ma chi è Gaspa 30? Ma chi lo conosce? Chi lo conosce? Allora, è nato a Napoli, a che fare con Fortnite, non mi piace neanche. Non so. Vabbè, non potevi dire, potevi risparmiare, non ti piaceva, però. In effetti non ci gioco, ma non che non mi piace. Non nato nel... Ce l'ho installato sul PC. Lazio, vive in Puglia, sì. Pari, no, non è Nicradogna, è pugliese, è un videogame, ha un fratello più grande, non ho più di 1000 iscritti, sì, famoso grazie a tu. Non sono di Bari, non ho più di 15 anni, non ho... Ma mi uscivano sempre domande che mi sono nato a Bari, ma non sono nato a Bari, ho capito in Puglia, ma almeno a Bari no. A Federici, non sono nato a Bari, ho un canale YouTube di videogiochi, avete i stessi genitori, no, la mamma. E che ne so. Ma se un fratello più piccolo è possibile. È possibile che l'avete la stessa mamma. Cioè. Sì, Lord Zeppelin. Ah, perché io sto pensando io, dovevo scrivere sì o no? Non lo so, perché non so ancora. Pure questo è della Puglia.
Ma chi è della Puglia? Ma che ne sai se è della Puglia? Il perché Italia, chi... sì, perché Akinator capisce persone di ogni regione a caso. Guarda, io non sono mai stato messo su Akinator, letteralmente. Poi provo a cercare anche perché non eri famosa, avevi minimo 2000 iscritti. Non solo... 2000 e tal, massimo 1900, 1800. Cioè, ho pure sbagliato il titolo, vabbè. Non ce l'avevo, ma ora non più. Non è dalla regione campiana, Campania. Campana. Ah no, forse Campiano, vabbè. Ma non sono un cavolo. Reagisco ai vostri canali. Ve l'ho detto già prima che stai solo in questo, questa live. Metto like da solo. Che tra 44 visualizzazioni sono io. Poi magari domani o dopodomani facciamo una live lunga un'ora. Siete contenti? E un'ora. Che tutti insieme non formano. Va bene ragazzi, se questo video di esplorare il mio vecchio canale. Ah no, aspetta, possiamo vedere gli short al massimo? Pubblico no, non l'elenco. Che me ne frega dai non è. Scusate. No, c'è copyright! No, meno male, la connessione mi ha salvato! Ma non ho chiuso il canale, ma eccomi qua. Vabbè. Ma chi mi conosce? Cosa farò nel canale? Ma cosa farò? Adesso me lo rifaccio e mi accorgo. PlayStation i bambini di prima, meno male che non si vede la faccia. Ah, copyright! Adesso spero. No, senti.